Per un momento è sembrato di essere tornati indietro nel tempo, quando Bazzolino dominava la regione Campania e Alberta De Simone, amica, nemica, dallo scranno di Palazzo Caracciolo cercava di difendere la provincia dal napolicentrismo e dall'invasione dei rifiuti. Un flashback durato pochi secondi, sì, perché a Solofra l'ex governatore è arrivato per presentare il libro della compagna De Simone, Il buio e la luce, diritti sociali e civili nel racconto di una donna, oltre 20 anni di politica, di irpinia, di battaglie vinte e perse, una storia che Bassolino conosce bene e che nel suo intervento utilizza come spunto per parlare del presente. Le dici sono molto importanti. Qualcuno in ambito italiano negli ultimi anni ha pensato che si potesse fare almeno delle radici. Sulle radici si può innestare, si può cambiare. Ma se le radici si recidono, bisogna sapere che dal nulla nasce il nulla. Bassolino parla di un legame forte con l'Irpinia, iniziato quando negli anni 70 fu mandato da Amendola ad Avellino per correggere la sua impostazione operaista. Appena giunto ad Avellino mi guardai attorno e il problema che mi posi, da dove si comincia? E naturalmente, rifugiato, bisognava incominciare dai luoghi giovanili. E bisognava incominciare dai luoghi del conflitto, dai luoghi dei conflitti giovanili e dei conflitti giovanili verso la DC e verso il PC. Perché è solo nel conflitto che la politica vive. Un lungo excursus storico che arriva fino all'attualità. Sui grandi temi le intese con il centrodestra sono possibili. A concludere il dibattito l'autrice del libro, che non ha lesinato qualche accusa al PD, definendo pugnalate quelle ricevute alle ultime elezioni provinciali. È un po' la storia delle nostre origini, le mie di Mondella, le vostre di altri paesi di questa terra, così affascinante e così problematica. È la storia del terremoto, è la storia dei diritti lesi e riconquistati, che si intreccia a pagine vissute anche di storia di quel grande partito che è stato il Partito Comunista Italiano e che oggi nessuno nomina più, mentre io, che nella vita normale, non nella vita politica, ero insegnante di storia, penso che non bisogna mai rimuovere il passato, bisogna affrontarlo, pensarci, salvare il bambino, gettar via le cose che non andavano, ma certamente tornarci con lo sguardo rasserenato dal tempo. Ma la cosa più sbagliata è cancellarlo, quel passato. Per noi è stato un passato che ha segnato la nostra giovinezza e l'ha segnata positivamente, perché abbiamo avuto una giovinezza piena di ideali, cosa che io vedo che i giovani oggi non hanno.